Buon dì, nuove ladines, telebelluno. Un saluto a Don Lorenzo dell'Andrea che l'ha voluto questa trasmissione per gli amiche e le amiche in dialetto. E mi piace, io sono volentieri perché hai denti semplici come che sono non semplici, parlo in italiano, ma anche io ancora sono tornato alla lingua materna che è il dialetto. Allora, nuove ladines, hai detto l'altra volta che un parlato è una femmina in ampezzo, che per quanto si dice no, non le viene a essere alla pari di chiomi. Dove si portea, che nel cimitero di Cortina, porteago di Chel, le muro che ricorda, muro con tutti i nomi, anche niente do nota, i nomi degli uomini che hanno onorato Cortina. E la femmina? Ecco, hai detto che nella storia, e ho già parlato, ho due donne straniere che sono state nominate cittadine onorarie. E agnello che l'ha scritto, agnello che ha detto sa, chi che studia, chi che liede, chi che mi guarda, lo sa. Ma chi oltre, se dico il nome Emily Auerbury o Anna Powell Pozzi, dice Celestica. Ecco, due donne che state onorate di essere onorate, perché lei era la bontà d'animo in persona, l'ho incontrata tante volte, gli faceva il regalo a tutti i bambini delle scuole di Cortina a Natale. Lei era il bambino Gesù degli inglesi, agnello che si ricordate, ecco. Da poi dito, da Londra è una femmina, ho parlato un'altra volta di Rachele, scusami, Teresa Padovan, Ameda di Rachele Padovan, che fu dente cognosce di Pi, che è stata la prima a gestire, a governare, a custodire un rifugio di montagna, addirittura sotto il Sorrapista, il più bel luogo delle Dolomiti, e ella è stata là a fare la custode del rifugio, con grande onore, con grande soddisfazione di tutte, la regina d'Italia, creduta sua a vederlo, proprio l'ha detto che lei era stata una giornata bellissima, con una donna brava, nelle carte, si chiama Stromesca, in cui parlò ancora di una femmina, non per insistere, ma una femmina che mi piace ricordare, una femmina altrettanto importante che nessuno conosce salvo la famiglia. Allora il nome di questa femmina è Filomena Goldderer, nome tedesco, nome straniero, perché suo padre Vela era in Ampezzo, parlò della fine del secolo scorso, verso il 1860, 70, 80, era uno dei funzionari del giudizio distrettuale. Eccola qua la femmina, De Bolzano, che era questa signora qua. E là lei appese suo anche Romeo Manaigo. Ecco, detto due parole, in appesi tutti capisce subito. Io voglio fermarmela su tutte e due, ma di più sulla Filomena Golderer, nata a Bolzano nel 1878, morta tragicamente nel 1929. Ma è ruong a parlare. Allora, Romeo Manaigo, che ho visto la prima, e lei era nata nel 1868, essendo nell'Austria, essendo di famiglia sana, costituente, benissimo, tutto a posto, che anche la U 18 anni, le chiamava a fare il militare. Allora, fare il militare con l'Austria non era tutti chi che era a una certa età, ma si gruppola ogni paese in Asia un certo numero, che lavori sei e quanti che, e partire fuori, tira fuori a sorte, chi che tira fuori i numeri, chi che c'ha un numero basso, gli era salve, chi un numero alto, i coni a partì. È una roba curiosa, solo in Austria. Dico, hai estratto un numero alto e partì chissà per quanto tempo. E lei ha tirato fuori un numero che la coniù fai 6 anni di soldato. L'avrei fatto volentieri a manco, 6 anni, del 1868, 78, 80, e capì che l'era inizio per Bolzano, fece soldato, e l'ha visto e l'ha conosciuta questa femmina, che l'era là a Bolzano, Filomena Golder, della non so, non hai i dati,
come si creare suo padre o meno, ma che era di famiglia molto molto importante di Bolzano. La maritava nel 1898-97, non hai l'atto di battesimo, ma nel 98, e quasi subito la pensate e faccio su un albergo. I Manaigo, a Manaigo, frazione Manaigo, terrene, era famiglia Siora chiaramente, perché suo babbo era già un che gestiva l'albergo ancora a Cortina. Il suo parente, so che poi vedrò, l'Archichea, le posta di Cortina, che da poi ha fatto l'albergo posta, cioè la famiglia delle chiese più importanti, soprannome, come che lo aveva già detto, i Manaigo, che avendo l'albergo posta davanti alla chiesa, prima di avere l'albergo, prima di fare diciamo, il luogo della carrozza da cambiare, dei vetturali, delle linee postali di allora, gli era Moneghe, cioè sagrestane della chiesa parrocchiale. Da allora si chiama Monego. Bene, Romeo Manaigo, i marita e la e gli ha nel 1900 una figlia, Giulietta, sposata con un altro Manaigo, Gottardo, lontani parenti. Poi ha una tosa, Amelia, e poi ha due gemelli nel 1912, due gemelli, Agostino e Federico. E poi l'ultimo è Romeo, perdon, Romeo era prima dei due gemelli, prima era Romeo come il nonno, il papà, 1908. Nel 12, due gemelli, di cui parlerò subito o molto presto. Anche la Ruola la convinse suon a fare un albergo. Suor Ruade nel 1899 parte le carte per far su un albergo dove? A Pessier, a gnocchi le ore chiamava Pessier, a gnocchi l'ori è il terreno. Un albergo che si vede che era decisa, energica, bisogna farlo su bene, farlo su come sono capaci di farlo ci. Gli operai italiani, abbiamo contato che l'albergo Miramonti, all'inizio è stato fatto da un'impresa Giacomelli di Calalzo di Cadore, perché si vede che offriva meo condizioni e ha dato onore all'albergo. Nel 1902 l'albergo Miramonti è già nato come albergo, non è grande come che vedo un ca, che tocca in seguito più avanti, ma già un albergo con camere, con appartamenti, con sale da pranzo, da ballo, eccetera. Tanto è vero che l'inaugurazione proprio l'hai fatta nel 1902 e con Calvedon già al Miramonti precedente, che anche gli italiani della Fora gli onorati di essere presenti con le autorità a inaugurare l'albergo. 560 metri quadri, 4 piani e soffitta, così dice l'atto. La Filomena l'è già maritata da 4 anni e l'ha già di fioi, come che vedevo prima, Giulietta e Amelia, ecco per dire come che l'era che lì davanti sta signora. Intanto però Romeo, che era uno dei personaggi in vista di Cortina, paesò Siore, altrimenti anche insieme al sindaco di allora, che era un Di Mai, Rua attuò su la riserva di pesca della valle del Boite, di tutti quanti i laghi laghetti, e il so Siore che di là, tempi allora le chicchi era, sport le chicchi era, ma la pesca era già un'attrattiva che l'albergo Miramonti finanziava. Nel 1904 l'albergo comincia a stranieri, proprio stranieri, c'è stranieri. Partiva una signora che si chiamava Carla Powers, mi dislunia questa parola. Carla Powell veniva dall'America, da New York, e era la sorella della parona del castello di caccia di Sant'Ubertus, Anna Power Potts, che la morirà fra 2 anni, nel 1906. E dall'America con i suoi amici e la sta là tutta l'estate, 1904. Saon perché sta signora che non la via caccia, amica o parente dell'Anna di Sant'Ubertus, e la chiede di fare parela una tenda fuori dei giardini. Allora chiesto bisognava fare una domanda perché l'Austria era sì grande ma anche pignola,
c'è fare una tenda sul parco senza, allora gli spiega, ecco perché sono del. Continuò ancora, nel 1905 Romeo ha fatto un'altra ala, la prima ala. Nel 1907 Romeo, ma casi sempre la Filomena, siamo bene, di fare la centrale elettrica sua privata, do vicino della Guoite, su un terreno so, do proprio do basso, una centrale elettrica a Salieto de Ampezzo, la prima centrale elettrica privata dell'albergo. Nel 1910 l'albergo Miramonti de Romeo ha fatto un'altra ala ancora, più grande, ecco come si chiama che lei in cui l'albergo. Nel 1915 scoppia la guerra, nel 15 scoppia la guerra italiana e Miramonte gli è requisito per sì, dai generali che comandano tutto il fronte delle Tofane, tutti i generali, da Caputo in avanti, che ne era tanti generali, che generali diventa la base dello Stato Maggiore dell'esercito italiano per 2 anni, con Caporetto scampa via, con 18 torna di nuovo Romeo Light l'albergo e sua femmina chi era stata là mettute di fianco perché gli voleva dissono, ma la c'era solo, gli ha lasciato un certo luogo e gli era là con la famiglia, con chi riede picci, chi due gemmiei che vi ho detto prima, Agostino del 12, che quindi lei ha 3 anni, Federico del 12, che ha 3 anni, 2 gemmiei, lei è l'albergo, e via a scuola che l'era insieme, il 12 del suo albergo che vedono lei anche una piccola casa, non chiederei a loro, tutta la guerra, finisce la guerra, l'albergo viene pagato un sacco di rimborsate le spese militari perché gli è tornato lassù e lo rifà più bello che proprio quasi che non vedono in cui e addirittura nel 1927 l'albergo Miramonti, che nasce la ferrovia delle Dolomiti, all'ottiene di avere una sua stazione privata a Manaigo. A Manaigo in cui non le pinuia perché gli spazza via tutto anche la ferrovia. Ma sotto dei Miramonti, circa 200 metri in do verso la Guoite, se vado tra Duel e tra Pessier, che le caisse la Chase, là gli nasce una stazioncina adatta unicamente per chi sciore che inia dalla pianura, da Milano con parte, a fermarsi per di suoi l'albergo. Fuori dell'albergo l'era una carrozza, montava su, e lo vedeva la tesora dei loro, eccolo qua chi lo vedeva, con una stazione privata loro. Bon, io vado in avanti con la storia. Chi viene, bisogna studiare. Nel 1928-29 i 2 gemmiei disse a suo padre, volevano studiare, padre. Allora i Leone in famiglia, i gemmiei Le Agostino e Federico, che allora è a 14-15 anni, 16 anni. Uno dice, io vorrei andare in Italia a studiare algo perché poi vorrei fare anche l'università. Allora io meno a Udine, vado a Udine è un collegio, c'è un collegio e farò il ginnasio, il liceo e là che studia. Che altro invece io dice, io vorrei dire da mio che era mia madre, mamma, via a Bolzano, era benissimo, don a Bolzano. Allora gli porta sto pizzo a Bolzano, e lo scrive alla scuola di Bolzano, allora anche era in Ampezze, loro, i due marito e moglie, diceva ma c'è farlo in cui Agostino, e bisognerebbe pensare dopo a Udine, pensò a dei tempi in cui non era televisione, non era i telefoni privati, ma che era... Allora si teneva informati che l'altro da Bolzano, altro tanto. Ogni tanto però la sua madre di Acciatali, fuori a Staion, e le piaceva, potevi anche viaggiare, non la guidava, non sai a guidare, forse neanche Romeo, ma non sai perché chi toccava conto la storia di Ela, no di Ela. Nel 1909, in Suda, finì la stagione invernale, prima dei dì a fai che l'estiva, e la dice, vado a Cattà,
settimana che ieri vado do a Città, do a Udine e Agostino, perché voi vedi che il fas, perché mi ha detto che gli piace, ma che vado do e se tu corri, vuoi dire che tu, no, no, io vado a pesca, sa che ho la riserva di pesca ancora, anche se non lei ha più, come prima che lei era privata di un gruppetto di persone, lei ha tanta gente, soci della riserva di pesca, e il piacere, era uno sport che era allora molto amato. Pensavo che allora chi andava là, le due anche Hemingway in Ampese e le due a pesca di trote, per dire che era molto bella, molto attività. Allora chiama un taxi, perché non guidava, si mette d'accordo, la dice, domani partono per di dove là. I muoi da Ampese sono io per la fine del mese di aprile, non ho la data precisa, e va fuori a Palicadore. L'automobile, pensare, allora se vedeva fosse una allora che passava fuori a Palicadore, gli passa Lorenzago, gli va su il Mauri, vado verso Villa Santina, c'è che non è, su una curva, la macchina la va fuori, la servessa in do, e do la va a finire, do bas, muore Ela, muore l'autista. Pensava una tragedia. Ora, che anche rua la polizia, tira su la macchina insieme, gli avverte, compagnia bella. Allora, gli avverte in Ampezia, suo pare, e suo uomo, di questa porra femmina, suo pare, dei due gemelli, gli telefonia do, a Udine e dice, passatemi mio figlio, gli passa suo figlio, e si dice, mamma, perduta mamma, sì. Allora poi chiama anche chi di Bolzano e dice, passate mio figlio, e che conta? E chi ci cai che dice? Guardi signore, che il giorno le ha detto le morte mia moglie, l'incidente, ha detto, c'è stato un problema qui. Sotto fora che nell'ora precisa in cui la Filomeno Goldari tomava fora con la macchina di Diadò, suo fiol a Bolzano l'era svenuto all'improvviso. Allora se qua non è la trasmissione di telepatia, come chiamonela, bene, svenuto là, e loro gli ha detto, che succede? Gli ha tirato su e gli ha detto che lei ha svenuto insieme. Ebbene, i due gemelli, uno dei due, Ela, forse che anche lei era la macchina, la pensava, le ha mandato un messaggio nella famiglia, che anche sono due a parlare per chi del Miramonti, ma con questa cosa, ancora con una Argo che te va e dice, ma è possibile, il fiol che sta a Bolzano sviene nell'attimo in cui Somare muore fuori. Ecco, c'è Somare. Somare che è stato il cuore, la mente dell'albergo Miramonti fino al giorno della sua morte. E se noi non avete tutto insieme, vi darò che anche staccare le antecedenti alla morte di Filomena. Vuol dire una donna meritevole di essere ricordata, non solo per la disgrazia che l'ha colpito, ma perché l'ha fatto del Albergo Miramonti la cosa più bella, lussuosa nel campo del turismo che sa di Ugo Cortina che gli anni là, per tanti anni. Ma allora l'era proprio il ritrovo dell'aristocrazia mondiale. Addio e via là, salutati da Ela che parlava tedesco e inglese, da lui che parlava inglese, tedesco e italiano, Filomena del Miramonti con suo marito Romeo. Con questa qua saluto Ela, mando un saluto che sicuramente la sta sentendo, a Ela, a suo marito e alla famiglia dei Manaigo de Cortina. Con ciò ancora Nuovi Ladines, al mercoledì sera, Mario Ferruccio Belli, Tele Belluno. Sani da po'.